Va bene, dunque, un benvenuto alla stampa presente e anche agli amici che ci ascoltano per radio. L'incontro di stamattina è per presentare un cartellone, ecco così, che andrà ad esperire la sua attività nel periodo estivo. Ci accingiamo un po' con ritardo al periodo estivo, ma sicuramente non mancheranno tante belle iniziative. Poi lascerò agli ospiti e agli organizzatori, ecco, di definire bene il tutto nei dettagli. La cosa importante che mi preme sottolineare è come questa iniziativa Città dei Libri, ma come tutta la rassegna culturale di questa estate, coglie davvero due aspetti essenziali, secondo noi, per la crescita del nostro paese, del nostro territorio. Uno è sono attività rivolte alle famiglie, rivolte ai molesi, perché è importante che tutte queste attività di fatto siano di interesse e trovino la possibilità da parte dei nostri concittadini di potersi recare nelle piazze del paese, vivere la stessa paese, vivere la comunità. E un altro aspetto è quello dell'attenzione dedicato ai bambini, un tema assai caro a noi, perché riteniamo che far crescere una comunità, farla crescere culturalmente sana e forte in tutti i sensi, non può prescindere da un'attenzione ai bambini. Per questo colgo positivamente questa iniziativa voluta dall'assessorata alla cultura Francesca Mola e chi con lei la sta organizzando. Buongiorno a tutti, come ha detto il sindaco, anche se con ritardo presentiamo la nostra rassegna estiva intitolata La cultura fa la differenza. Abbiamo scelto questo tema quest'anno, visti tutti gli eventi che si sono purtroppo sviluppati nel corso dell'anno, e quindi abbiamo pensato che anche la nostra rassegna culturale avrebbe affrontato il tema della diversità, dell'accoglienza, dell'altro, dell'uguaglianza. È tutto iniziato quando abbiamo incontrato la prima volta i referenti della Città dei Libri, che ringrazio, Anna Maria e Mimmo, con i quali abbiamo condiviso questo percorso, un percorso veramente bello che portiamo nella nostra Arena del Castello il 23 e 24 luglio. Il tema della Città dei Libri sarà l'accoglienza l'altro. Sulla Città dei Libri faccio relazionare poi ad Anna Maria, perché ha stilato con Mimmo il programma e quindi è giusto che lo facciano loro. Quello che abbiamo voluto creare per quest'estate sono stati degli eventi che ci avrebbero permesso di portare la gente a vivere il paese con un clima diverso. E la scommessa che abbiamo voluto fare quest'anno è stata proprio quella di offrire ai cittadini un elevato livello di iniziative con certamente le poche risorse economiche che avevamo, e per questo voglio ringraziare la sensibilità che hanno dimostrato tutte le associazioni culturali, gli enti e tutti coloro che con grande sacrificio hanno permesso la realizzazione di tutti questi eventi. Come dicevo prima, il primo evento che porteremo sarà proprio quello della Città dei Bimbi, il 23 e il 24 luglio. Io vorrei riprendere una dichiarazione che avevo già fatto alla Città dei Bimbi per la presentazione dell'evento, che è quella di voler continuare ad investire ogni risorsa possibile per rendere sempre più la nostra città accogliente a misura di bambino. Questo è uno degli obiettivi che ci siamo posti come amministrazione, l'abbiamo inserito nel nostro programma elettorale, una città a misura di bambino, e lo stiamo perseguendo anche con l'assessorato alla cultura, allo sviluppo del territorio. Ed è proprio in quest'ottica che abbiamo voluto realizzare con la Città dei Libri uno spazio specifico pensato per i bambini e per i ragazzi, ma non solo, anche per le loro famiglie, dove lo stare insieme diventa contemporaneamente un momento di aggregazione e di crescita,
dotato di pluralità di offerte espressive, ricreative, formative, di socializzazione, che privilegiano in particolare la dimensione del gruppo e lo sviluppo della comunicazione interpersonale. Le iniziative previste nei due giorni sul tema dell'accoglienza, la diversità, l'altro, pur prevedendo una precisa strutturazione ed occupandosi di un delicato quando profondo tema, sempre più d'attualità, sono configurate come un insieme di esperienze estremamente flessibili, sempre alla ricerca di percorsi innovativi, partecipati e di qualità. Il 24 luglio noi abbiamo lo spettacolo musicale, del quale Anna Maria vi parlerà, di Musica in Gioco, dove partecipano i bambini del secondo circolo didattico San Giuseppe di Mula. Il 25 luglio, sempre nell'ottica dell'accoglienza, dell'integrazione dell'altro, abbiamo l'evento Radici di Puglia. Radici di Puglia è stato voluto da delle associazioni locali e questo è un altro obiettivo che noi abbiamo raggiunto, perché avevamo auspicato che le associazioni iniziassero a fare rete tra di loro, a mettersi insieme. Io vi leggo il loro piccolo comunicato stampa che hanno fatto. La Puglia, straordinaria terra di arte, cultura, storia e tradizioni, un territorio in grado di incantare con i suoi colori, sapori, chi lo visita, racconteremo così la Puglia in tutte le sue sfumature, anche quelle di cui non andiamo particolarmente fieri, come il caporalato. Il 25 luglio prossimo, alle ore 21, nell'arena del Castello Angioino, in una straordinaria cornice, sotto le possenti mura del nostro maniero Leo Palmisano, ci racconterà il suo ghetto Italia. I Radicanto, con la loro musica, ci narreranno altre storie della nostra terra. Non si tratta di un singolo evento, ma l'inizio di un percorso che mira a costruire una piattaforma di incontro e di produzione culturale della nostra regione. Dalla letteratura alla musica, dal cinema all'enogastronomia, un viaggio affascinante alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. L'altra cosa particolare è che questo evento, Radici di Puglia, è stato condiviso da diversi comuni limitrofi, quali il comune di Acquaviva, il comune di Mecattaro, di Rutigliano, di Polignano, che hanno deciso anche loro di essere presenti e di far crescere questo evento, che porterebbe anche alla conoscenza di quelli che sono le radici della nostra terra. Abbiamo poi pensato, con la collaborazione della libreria di Mimmo, di fare una serata dedicata ai poeti, e abbiamo pensato che la serata potesse essere quella proprio del 10 agosto, una serata particolare, la notte di San Lorenzo, dove sarà possibile passeggiare nel nostro centro, sul nostro lungomare, e ascoltare la recitazione di poesie accompagnate da una soave musica. Abbiamo poi pensato ad un evento culturale, letterario, per avvicinare i cittadini alla lettura. Abbiamo pensato a un piccolo spazio, perché siamo ancora in una fase iniziale di approccio alla cittadinanza di questi eventi, e abbiamo pensato alla chiesetta, alla piazzetta che sta davanti alla chiesa matrice, dove ci staranno diversi autori che potranno presentare i loro libri e potremo confrontarci sui temi che stiamo affrontando in questa rassegna. Ci saranno anche altri libri presentati sia dall'Associazione Antiche Ville che dall'Università della Terza Età nel Castello o a Palazzo Roberti. E ci sarà anche un libro spettacolo che sicuramente sarà interessante per tutti i cittadini, che è Il Poeta di Dio di Don Torino Bello. Abbiamo poi pensato ad una rassegna cinematografica che si chiamerà Polvere di Stelle, rassegna cinematografica in bianco e nero. Saranno proiettate sulla facciata del castello, dalla parte dell'arena, dei film bianco e nero, per rivivere proprio la magia del cinema in bianco e nero e dedicare alla cultura cinematografica. Vi cito alcuni film che saranno proiettati, parliamo della Dolce Vita, Totò, Peppino e la Malafemmina, Casablanca, Il Cinema, Mani sulla Città, Loro di Napoli, Soliti Ignoti, Frankenstein Junior, Totò, Peppino e Fuorilegge. Abbiamo poi pensato a dei martedì del pensiero. Fine agosto, i primi di settembre, sarà possibile riflettere con dei filosofi e degli scienziati su dei temi importanti per la nostra società. Potremo ospitare Diego Fusaro per confrontarci sulla mancanza del pensiero sul futuro, Cuffaro e Garuccio sulle nuove frontiere della scienza, Luciano Canfora su Potere Autoritas e Luigi Borzacchini su Scienza e Cristianesimo, dove presenterà anche l'ultimo libro che ha redatto in questo periodo.
Avremo poi la Notte Bianca dei Giovani, che è un evento organizzato dalla parrocchia matrice che ha cercato anche lei di mettere in rete le associazioni presenti sul territorio e sarà possibile vivere il borgo e la piazza e il lungomare con degli eventi che saranno itineranti nella prima parte della serata per concludersi con uno spettacolo nell'Arena del Castello. E abbiamo poi pensato anche, come dicevamo all'inizio, e come diceva anche il sindaco, la volontà di creare una città a misura di bambino, ad una rassegna di eventi per bambini, che abbiamo pensato di chiamare l'Albero Magico, dove iniziano con la città dei bimbi, ci saranno poi dei saggi di fine anno delle scuole, dei nostri circoli didattici, ci sarà lo spettacolo Il Mago Pasticcione, ci saranno dei laboratori sull'astronomia, ci saranno degli spettacoli di danza, ci sta la Lega dei Bambini che ha chiesto anche di intervenire e il finale dei nostri eventi culturali abbiamo deciso di farlo con una cover dedicata a tutti i bambini, dove potrà cantare tutte le canzoni delle sigle dei cartoni animati dei bambini per coinvolgere i bambini. A questa rassegna dobbiamo anche aggiungere importanti eventi che ci sono da sempre sul nostro territorio e mi riferisco ai concerti dell'Agimus che si terranno qui nel castello e nel Palazzo di Santa Chiara, ai concerti di Cantu Winca e sarà anche possibile visitare i musei presenti sul nostro territorio, quello dell'immigrazione, quello dei combattenti e delle mostre che terremo in questo periodo estivo, dai titoli Colori del Mediterraneo, Musi ispiratori, Autori in frame, Oltre il tempo e le distanze e radici. Un altro e ultimo evento che voglio segnalare, dopo il successo che ha avuto nel periodo di Natale, sarà il concerto dei nostri anziani del CAP nell'Arena del Castello. Ora cedo la parola ad Anna Maria perché illustrerà il programma della Città dei Libri, che è molto interessante. E in pochissime ore si sono quasi completati, vero Anna Maria, le prenotazioni per i laboratori, quindi questo è molto positivo perché vuol dire che ci sta tantissima partecipazione e tantissima attesa da parte dei nostri cittadini. Prego Anna Maria. Grazie all'assessore, grazie al sindaco di Mola. Intanto ci tengo a precisare che il programma che raccoglie dai bambini sino agli anziani segue esattamente la linea che poi è quella di Città dei Bimbi, cioè curare la famiglia da 0 anni sino a 99 e oltre. Noi diciamo sempre che se ci sono degli ultracentenari che vogliono venire da noi sono ben accetti, anzi li coinvolgiamo con grande felicità. Città dei Libri approda a Mola per la prima volta. Io volevo ringraziare l'assessore Francesca Mola perché ci ha fortemente voluto, ci ha fortemente richiesto. Città dei Libri è una sperimentazione interattiva, io dico sempre, tra pubblico e tra bambini e la gente che alla fine organizza Città dei Libri. Noi cerchiamo, come diceva prima il sindaco Giangrazio Di Rutigliano, di allevare dei cittadini consapevoli, perché i bambini che leggono, i bambini che partecipano e i bambini che si mettono in gioco in prima persona saranno dei cittadini consapevoli. Abbiamo scelto un tema diverso da quello che ci ha seguito a Polignano a fine giugno, proprio per distinguere e per sottolineare la vocazione geografica anche di Mola, che Mola ha e che riguarda appunto l'accoglienza all'altro. È un tema che abbiamo concordato con l'amministrazione e che noi abbiamo declinato in ogni sua forma, perché quando parliamo di accoglienza altro, in realtà intendiamo l'altro da noi, non soltanto l'immigrato, ma l'altro in generale. Seguendo questa tematica abbiamo declinato tutto quanto insomma, la 2 giorni. Io vorrei cominciare proprio dai laboratori perché è l'ultimo argomento che ha toccato l'assessore. Stamattina ne abbiamo aggiunto un altro che verrà tenuto da Valentina Bonavoglia ed è un laboratorio che, come dire, ci parlerà della differenza in natura e quindi parleremo di biologia, parleremo di tante cose. L'iscrizione per i bambini verrà messa online nel primo pomeriggio, quindi dal primo pomeriggio sarà possibile iscriversi anche a questo laboratorio. Nella 2 giorni ci sarà un laboratorio di linguaggio rap perché Città dei Libri è un family festival, è un festival della famiglia che mette al centro il racconto con il corpo, il racconto con le parole, con la musica, con tutto quello con cui noi possiamo raccontare. Il rap è una delle musiche, diciamo, preferite dei bambini, dei ragazzi negli ultimi anni, per cui Torto G, Gaetano Occhiofino, verrà 2 giorni a tenere un laboratorio rap con i bambini che si iscriveranno, quindi 23 e 24. Il 24 ci sarà un laboratorio con Laura Fusco, con la quale si potranno, come dire,
decorare le cassette dei book crossing di Città dei Libri, che è una biblioteca diffusa che noi ci siamo inventati, e poi appunto potranno fare laboratorio con Valentina Buonavoglia. Ci sarà un altro laboratorio che riguarderà il corpo, che il Closilier si chiama, un laboratorio che curerà Mariella Passaquindici, tra l'altro una delle esperte di yoga della risata, che ci segue, ci ha seguito più volte nelle tappe di Città dei Libri, grazie alla quale i bambini potranno esprimere con il corpo, con le mani, con i piedi, con il loro corpo e la pittura, i colori, quello che sentono in realtà. Parliamo invece dei racconti. Quando parlavo prima di festival interattivo non dicevo per caso, perché è vero che ci sono dei laboratori, ma tutto quello che accade sul palco in realtà viene condiviso con i bambini, che possono intervenire innanzitutto in qualsiasi momento, possono fare domande, possono raccontare, vengono intervistati, perché non ci sono dei monologhi. La particolarità di Città dei Libri è che i racconti non sono delle presentazioni, ma in realtà c'è la persona, l'esperto, l'attore, l'autore, lo scrittore, l'illustratore, che in quel momento accetta e accoglie i bambini nel proprio lavoro di ogni giorno. Quindi i bambini potranno tranquillamente intervenire, lo faranno a partire dal 23 con Manuela De Gioia, che sarà lì a raccontarci per i bambini da 0 a 3 anni la storia di una giornata con Lina, la storia di questa giraffina, e con loro farà un laboratorio. Seguirà, abbiamo invitato Luca Basso, che è il presidente della provincia di Bari, dell'Arci, che ci racconterà il gorilla albino di Italo Calvino, proprio per parlarci delle differenze. E ancora avremo l'associazione culturale L'Altra Via, che nei giorni scorsi ha inaugurato a Triggiano uno dei pochi parchi inclusivi di questa regione, il che vuol dire che tutte le giostre di quel parco sono a disposizione anche dei bambini diversamente abili. Tutti possono accedere a qualsiasi giostra, e loro, grazie al brutto anatroccolo di Andersen, racconteranno ai bambini che cosa vuol dire l'inclusione, perché quella era anche un altro dei concetti che volevamo passare. Ci sarà un libro per adolescenti, qua ci sono alcuni esempi di libri, però ad esempio Margherita De Napoli, che ci racconterà Mi chiamarono Brufolo Bill, anche lei in maniera interattiva con i bambini e con i ragazzini, ci racconterà di questa storia di diversità che in qualche modo colpisce tutti noi quando il nostro corpo incomincia a cambiare, no? C'è sempre quel periodo della nostra vita in cui non ci accettiamo, non veniamo accettati, però è un periodo che poi si supera e poi è un preludio a sole cose belle. La Società Astronomica Pugliese ha deciso di partecipare, ha accettato di partecipare, e con loro parleremo di chi era l'altro 66 milioni di anni fa. Anche loro sul castello faranno vedere ai bambini delle immagini, vedranno anche un cortometraggio, i bambini di 4 minuti, parleranno del diverso di tanti anni fa, e se il cielo sarà favorevole, mi hanno spiegato che i bambini non potranno vedere la Luna, ma probabilmente potranno vedere Saturno, quindi dobbiamo, perché è una questione di orari, mi hanno spiegato che la Luna si vedrebbe soltanto dopo la mezzanotte e per i bambini è troppo tardi e quindi non si può. Florisa Sciannamea e l'attrice Barbara De Palma ci racconteranno delle favole capovolte, e poi avremo in collaborazione con l'associazione Cinetic un'altra proiezione di un altro cortometraggio, sempre sulla diversa abilità, perché l'altro è anche diversamente abile, ma in realtà noi normodotati siamo altri rispetto a loro. E Michele Sella e Valentina Parenti ci verranno a raccontare, partendo da Smile di Matteo Pianezzi, la diversa abilità. Quindi noi possiamo essere abili in qualsiasi cosa, ma in realtà ci sono delle abilità che noi non possiamo raggiungere, che invece altri raggiungono. E poi lo spettacolo conclusivo, che è con Annalisa Locaputo e Maria Serena Ivone, ed è Blu, la sirena e la bambina, e per l'occasione, per Mola, le due ragazze che appartengono a una filodrammatica di Castellana Grotte cuciranno insieme due spettacoli. Lo spettacolo, che è uno spettacolo che ha vinto un premio nazionale l'anno scorso a Bologna, che si chiama La più bella del reame, e Blu, che abbiamo già fatto a Polignano, però per l'occasione a Mola li porteranno entrambi, cercheranno di cucirli in qualche maniera. Una delle esclusive che portiamo a Mola, ci tengo a precisare, con la comunità islamica di Puglia, perché quando parliamo di altro parliamo anche di Islam, parliamo delle religioni, è una collaborazione con la comunità islamica di Puglia, che ha accettato non soltanto di venire a insegnare ai bambini l'alfabeto arabo, perché quella è una delle cose che alla fine, è come se imparassimo un'altra lingua. E in realtà poi loro verranno la domenica a raccontare i principi della loro religione, un papà e un figlio lo faranno. E io chiederò anche ad un papà e un figlio della nostra religione, di un'altra religione, a venire a raccontarsi il sabato, perché è giusto che i bambini abbiano, possano conoscere le differenze a 360 gradi. Questa è una delle esclusive che abbiamo tenuto per Mola, perché la facciamo per la prima volta, loro hanno accettato di collaborare con noi, a partire proprio dal tema
tema che abbiamo scelto per questa città. La domenica naturalmente partiamo con un libro edito dalla Meridiana che si intitola Educare alla felicità di Lucia Suriano. È un libro quello fatto per adulti, è fatto in realtà per i docenti ed è fatto per i genitori, ma Lucia Suriano verrà, e lo dico in radio, so che siamo in diretta, quindi lo posso dire tranquillamente ai bambini, di venire vestiti comodi con un telo da mare possibilmente, perché faremo yoga nella prima parte della domenica e quindi impareremo, insegneremo al nostro corpo ad accettare la felicità attraverso lo yoga. Parleremo ancora con Avanzi Popolo, che è un'associazione che si occupa degli altri in difficoltà economiche. Avanzi Popolo è un'associazione che raccoglie gli avanzi, tra virgolette, di cibo e li distribuisce. Avanzi Popolo racconterà ai bambini questa difficoltà attraverso il racconto di Lorenzo Naia che si intitola Briciole. E poi continueremo con Simona Toma, che è un'autrice giunti, che ha scritto questo libro che è Il signor Francone, è un libro diciamo di avventure, una storia buffa, una storia fiabesca, che ci racconta appunto quali sono le interazioni che si possono avere con le persone diverse da noi o comunque delle persone che hanno delle particolarità diverse da noi. La giornalista Mediaset Maria Luisa Sgobba, che torna con Bullo Macigno, perché a scuola gli altri rispetto a noi chi sono? Possono anche essere i bulli, e quindi è bene che i bambini, che tra l'altro abbiamo visto si aprono favorevolmente con le persone che non sono i loro insegnanti, ci insegnino, diciamo, ci parlino dei loro problemi a scuola, anche nei rapporti con il bullo. Avremo poi in fondo Francesca Palumbo, Lucia De Marco, verrà Lucia De Marco da noi, Francesca Palumbo, che la rivedremo appunto nei giorni successivi, ci ha detto che probabilmente passerà. Abbiamo scelto in fondo perché? In fondo è una storia che racconta, è una graphic novel, che racconta di tutte quelle persone di colore che noi troviamo fuori dai supermercati, dei quali non ci chiediamo mai che storia hanno, noi non ci chiediamo mai come sono arrivati, noi a volte li guardiamo con fastidio, a volte non li guardiamo con fastidio, spesso, spero, non li guardiamo con fastidio, però in fondo serve a far capire ai bambini la storia che hanno dietro le spalle queste persone che arrivano in questo paese, e con i bambini faremo l'esperimento di come dire, costruire tante barchette con i colori dell'arcobaleno, con i colori della pace, che poi lasceremo e depositeremo ai piedi del castello proprio per, come dire, fare e sottolineare il concetto di Mola come città dell'accoglienza, perché questa è. Franca Mazzei, che immagino tantissimi di voi ascoltano in televisione o in radio la mattina, verrà a raccontare ai bambini le differenze sui segni zodiacali. Abbiamo invitato Franca Mazzei perché io credo che sia la massima esperta del territorio rispetto a questo argomento. E i bambini, chiederemo ai bambini cosa conoscono loro dei segni zodiacali e spiegheremo a loro le influenze delle stelle sulla nostra vita. Abbiamo un'autrice, Silvia Rizzello di Curumuni, che ha scritto questo libro che si chiama Riso fuori sede. Ora Mola è una città che ha regalato al mondo milioni di cittadini, è una città che ha dato al mondo tantissima ricchezza. In qualsiasi parte del mondo io so che ci sono molesi, come ci sono persone di altre città che si affacciano sul mare, che appartengono a questa regione e appartengono alla zona tutta intorno a Bari. E noi abbiamo scelto questo libro che è Riso fuori sede perché racconta di un'amicizia tra una persona che arriva da fuori e una persona del luogo. Io immagino che insomma tantissimi italiani, tantissimi i molesi abbiano avuto anche delle difficoltà ad ambientarsi nelle zone in cui sono andate, però noi lo raccontiamo con questa storia che è una storia di amicizia particolarmente ricca. Chiara Scardicchio torna da noi, lei è una docente dall'Università di Foggia di pedagogia sperimentale, per raccontarci una storia bellissima che è quella del regalo della gigantessa di Giulia Risari. La ricchezza del libro non si basa soltanto sul libro, ma è nella figura di Chiara Scardicchio, che è una persona straordinaria che voi conoscerete in questi giorni. E poi finiamo appunto con lo spettacolo di Andrea Gargiulo, che si intitola La sfida dei musici. L'orchestra Musica in Gioco sarà diretta da Andrea Gargiulo, perché Andrea Gargiulo ha voluto insegnare ai più piccoli ad essere cittadini per bene attraverso la musica. Il fatto di insegnare ai bambini che quando suonano devono avere delle regole, devono prepararsi, devono studiare, vuol dire dare ai bambini una via da attraversare. E poi un'altra cosa che devo dire, che loro non hanno detto, perché Francesca Mola e Gian Grazio di Rutigliano anche loro si mettono in gioco. Francesca Mola sabato racconterà la sua storia, che è una storia di Gianni Rodari, e affronterà i bambini, che immagino lei conosca perché insomma è conosciuta da tutto il paese, non soltanto per il suo lavoro di assessore ma molto prima per il suo lavoro di docente. E Gian Grazio di Rutigliano invece lo farà la domenica con il figlio, perché ci ha promesso che racconterà con il suo bambino la storia del soldatino di stagno
anche qui per sottolineare, per raccontarci le differenze. Città dei Libri, come dicevo prima, è, come dire, è al debutto qui a Mola di Bari. Noi speriamo che la cittadina di Mola di Bari partecipi numerosa, perché Città dei Libri è un family festival, è per tutti, non è soltanto per i bambini. A noi piace vedere nel pubblico gli zii, i nonni, i genitori, ma anche persone che non hanno bambini, che però vogliono fermarsi con noi e condividere con noi la ricchezza del racconto, perché i libri cambiano sempre la vita delle persone, aprono degli orizzonti. Abbiamo qua davanti il mare, noi siamo nel castello e il mare, non si vede la fine del mare. Noi vogliamo che Città dei Libri sia questo: non si deve vedere la fine in realtà di un libro, ma è bene che un libro ne tiri l'altro, è bene che un racconto tiri l'altro, ed è bene attraverso Città dei Libri, attraverso Città dei Bimbi, che vi invito a visitare www.cittadeibimbi.it, che è il portale tematico per famiglie e scuole diretto da Elisa Forte, è bene che anche noi stessi possiamo accrescere non soltanto la nostra cultura, ma il nostro pensiero. Volevo soltanto sottolineare una cosa e poi ripasso la parola all'assessore: le iscrizioni ai laboratori vanno fatte soltanto attraverso il sito cittadeilibri.it, quindi vi prego, per il laboratorio che metteremo online nel primo pomeriggio, cittadeilibri.it, lì c'è il link che ci porterà e porterà direttamente i bambini e le famiglie alle iscrizioni. L'altra cosa che volevo sottolineare è che i laboratori di Città dei Libri a Mola sono gratuiti, e sono gratuiti per volere dell'amministrazione. Noi solitamente nelle altre manifestazioni sono a pagamento, ma perché? Perché abbiamo degli operatori da pagare, perché soprattutto abbiamo del materiale, perché ci sono dei materiali che si utilizzano per i laboratori. L'amministrazione ha fortemente voluto che fossero gratuiti, gratuiti per tutti, e quindi chi ha la possibilità di iscriversi lo faccia attraverso cittadeilibri.it. Chi vuole venire quel pomeriggio a vedere se c'è ancora posto, se magari è avanzato qualche posto, se c'è una lista d'attesa, può farlo tranquillamente venendo qui nell'arena a partire dalle 18:30, meglio venire un po' prima, 18:30 sino alle 22:30. Ci divertiremo, vi aspettiamo. Grazie Anna Maria. No, io volevo solo aggiungere che quando abbiamo con l'assessore Francesca Mola e il sindaco abbracciato questo progetto, che ringrazio sicuramente Anna Maria e Elisa che hanno condiviso questa cosa, hanno fortemente voluto, e questo lo diceva Anna Maria, che tutti i laboratori a Mola fossero gratuiti, perché Città dei Bimbi si sposta ma i laboratori vengono pagati, perché ci sono gli esperti che li vengono a tenere. E quindi questo è un segnale forte che ha dato l'amministrazione, perché voleva fortemente questo progetto. Ma qui vedo in sala Sabino, indipendentemente da questo progetto, davvero con Francesca ci siamo riuniti, e con tutti gli altri che adesso sfuggono i nomi, ma Pietro e tanti altri, abbiamo lavorato notte e giorno. Anche ieri sera con Francesca a mezzanotte ci siamo scambiati gli ultimi messaggi per le ultime cose, perché penso che partendo dalla cultura, forse se dobbiamo riniziare dobbiamo ripartire proprio da qui. E già in questi primi segnali Mola ha dato un segno forte del cambiamento. Se riusciamo a portare tutte queste cose a Mola, questo è il primo anno, l'abbiamo fatto con quelle poche risorse che abbiamo, però con il grande impegno da parte di tutti quanti possiamo davvero cambiare le regole dei giochi. Grazie Mimmo. Mimmo è il titolare della libreria Culture Club Caffè, che ci ha dato veramente una grande mano nella collaborazione. Come ho detto prima, il grazie va a tutte le associazioni, a tutti gli enti, a tutti quelli che hanno deciso di mettersi in gioco e dietro le quinte hanno deciso di collaborare per stilare un programma culturale che fosse veramente all'altezza del nostro paese. Penso che sarà un grandissimo, sono certa che sarà un grandissimo evento quello della Città dei Libri del 23 e 24, perché io ero presente il 1° giugno a Bari all'evento che è stato fatto a Bari, perché partecipavano dei miei alunni della Montessori, e quindi ci tenevo ad assistere all'evento, e sono stata veramente coinvolta dalla Città dei Libri, che appena sono ritornata ho detto: queste noi li porteremo per forza a Mola. E voglio ringraziare l'organizzazione della Città dei Libri, che ha fatto veramente dei grossissimi sacrifici per riuscire ad organizzare questi 2 giorni a Mola in pochissimo tempo. Negli altri comuni loro si organizzano in diversi mesi, noi siamo riusciti ad avere un programma veramente corposo all'altezza degli altri comuni, con un grandissimo lavoro che hanno potuto fare. Io spero che tutti quanti potremo vivere un paese diverso,
con un clima diverso e che non solo il paese sia a misura di bambino ma a misura di tutti i cittadini. Infatti abbiamo visto nel nostro programma, partiamo dai più piccoli per arrivare anche alle 20 dei nostri anziani del CAP. Grazie Anna Maria, grazie Mimmo, ringrazio la stampa e Radio Mola per questa possibilità che ci dà e passo la parola al sindaco per i saluti. O c'è qualcuno che vuole fare domande? Sì. Posso aggiungere una cosa? Allora, io non trovate il programma stampato qui perché le modifiche sono state portate fino a stamattina. Infatti mi ero ripromessa di chiedervi poi la mail perché vi manderò il programma con tutti quanti gli appuntamenti e tutti i particolari gli orari sicuramente nel pomeriggio. No, nel pomeriggio no, entro domani, mi sembra esagerato. Insomma, io sono una giornalista, lavoro come voi, so perfettamente che i tempi sono preziosi. Nel primo pomeriggio ve li mando sicuramente, vi dico la risposta della comunità islamica l'abbiamo avuta praticamente stamattina, abbiamo da aggiungere ancora un altro autore e il laboratorio anche lo aggiungiamo nel primo pomeriggio, quindi diciamo è un programma che si evolve sino al 23, insomma lo metteremo a punto sicuramente entro la sera, ma sino al 23 vedrete che belle sorprese troverete. Altre domande? Il nostro programma tra qualche ora l'ufficio è in grado di mandarlo perché mi aveva fatto la stampa provvisoria, però dovevamo integrarlo con delle presentazioni che ora mi ha detto Mimmo e quindi no, tra qualche ora vi arriva anche via mail da parte del settore cultura il programma. Niente, non sono altre domande, davvero concludiamo, ma davvero si presenta questo programma come rivoluzionario, davvero l'avvio di un cambiamento, come diceva Mimmo, mi riallaccio a quello che diceva Mimmo, non per copiare quanto detto dall'assessore Mola, perché insomma voglio dire, è stata chiara nel suo intervento. Davvero un grazie a quanti hanno sposato, hanno inteso condividere questo percorso, ecco. Creare un movimento, creare una forza che è in grado di cambiare dalla base, dalla radici, ecco, partendo dalla cultura, perché dobbiamo immaginare la cultura come quel vomero che è in grado di sodare il terreno per far nascere nuova vita, ecco, nuove piante. Questa è la cultura, questo è il percorso che stiamo e si sta mettendo in campo, ma soprattutto un grazie a quanti hanno sposato l'idea di contribuire alla crescita della comunità molese, del nostro paese, anche con le poche risorse, come diceva l'assessore Mola. Davvero un grazie a quanti stanno lavorando e si stanno impegnando per amore della nostra comunità, del proprio paese. E questa è una cosa, io direi, davvero impagabile, ecco, non avremo risorse per poter pagare questo legame col paese. E ringrazio la stampa che ci aiuterà anche nel diffondere, nel far conoscere ai cittadini queste iniziative. Vedo in sala presente anche Gio Panza, anche lui con un modo diverso, con i video, ecco, no? Che lui proietta in ogni luogo, in ogni dove si trova, ecco, prende un videoproiettore e proietta l'immagine. Quale immagine? Mola, ecco, racconta Mola. È una cosa molto bella che fai. Davvero bella, anche questo è il modo per partecipare. Spero che possiamo anche inserire questi video che lui realizza e si vede che realizzi con tanta cura, con tanto amore, anche in questo programma, sempre per arricchire quel percorso di partecipazione alla crescita della nostra comunità. Grazie a tutti, a voi tutti presenti, agli amici che ci ascoltano per radio e agli organizzatori. Grazie all'assessore Mola che ha fortemente voluto questa iniziativa.